Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Quest'oggi nella nostra rubrica Servizi e interviste ci occupiamo del rosario più grande del mondo che è stato a Pescara fino allo scorso 13 maggio, nel giorno in cui la Chiesa ha fatto memoria della Beata Vergine Maria di Fatima. E appunto in quel giorno presso la Chiesa del Cuore Immacolato di Maria in Pescara, Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, nell'omelia tenuta durante la liturgia eucaristica, ha invitato tutti a riprendere fiducia e speranza. Così ha detto l'Arcivescovo, che ha invitato anche a riprendere forza e secondo cui la preghiera del rosario ci lega, ci ha legato e ci legherà a questo mistero d'amore, sfogliando i misteri del rosario dopo ogni decina della corona che si snoda fra le nostre mani. Ha detto: noi possiamo ritrovare i misteri principali della nostra fede. E allora noi andiamo ad ascoltare l'omelia di Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, pronunciata proprio in quel 13 maggio, nel giorno della Madonna di Fatima. Ascoltiamo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. La seconda lettura ha un esordio di rendimento di grazie e di benedizione nei confronti di Dio, che è Padre di Gesù, perché nella presenza di Gesù nel mondo ha riempito il mondo di ogni grazia e di ogni benedizione. Ancora la seconda lettura continua: in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, cioè ci ha chiamati mediante proprio questa grazia della presenza di Cristo a diventare santi, perché Cristo è l'unico, il solo, il tre volte santo, e in Lui siamo stati predestinati a diventare figli adottivi. È dunque il grande disegno dell'amore universale, ridire agli uomini che Dio ama l'umanità, che Dio non disprezza l'umanità, che Dio è pronto ad amare l'umanità nonostante i suoi numerosi peccati, nonostante le sue disobbedienze, nonostante che molte volte l'umanità si sia allontanata e tuttora si allontani dal mistero della provvidenza e della grazia di Dio. La seconda lettura, la pagina di San Paolo Apostolo agli Efesini, è un inno di grazie e un inno di benedizione. Siamo stati fatti anche eredi, secondo il progetto di colui che tutto opera, secondo la sua volontà, per essere a lode della sua gloria. E poi aggiunge una finale molto importante: perché noi per primi abbiamo sperato in Cristo. Ecco il mezzo della salvezza, ecco
il mezzo per non disperarci più, ecco il mezzo per trovare dentro ogni storia la presenza del Signore, per trovare nella sua presenza la capacità della speranza, perché tutto sia ordinato secondo la mente di Dio che vuole appunto ridire all'umanità il mistero della sua grazia e della sua benevolenza. Ma ci possiamo chiedere, tutto questo a che pro e per mezzo di chi? Intanto diciamo subito che una donna ha collaborato a questo mistero di salvezza. Dio è entrato nella storia attraverso l'umanità di una donna. Si è fatto uomo, ha parlato agli uomini attraverso l'umanità di una donna, facendo vivere al suo figlio tutta l'esperienza dell'umanità di quella donna e tutta la pienezza di un abitare presso una famiglia, Maria e Giuseppe, che hanno vissuto e hanno condiviso in tutto e per tutto questa storia di amore. Ma perché? Per giungere a quale fine? Il fine ce lo ha indicato la prima lettura, il libro dell'Apocalisse, il tutto per arrivare a quel cielo nuovo e a quella terra nuova, perché il cielo e la terra di prima scompariranno definitivamente per giungere a quella città santa, la nuova Gerusalemme, che è come una sposa adorna per il suo sposo, che è la tenda di Dio con gli uomini, che abiterà per sempre dentro la storia dell'umanità. E soprattutto, questo è il grande prodigio d'amore, in questo progetto ogni lacrima sarà asciugata e non vi sarà più la morte, ma la morte sarà annientata, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Ecco il fine. Vogliamo raggiungere questa certezza di vita. Se il Signore è venuto a riportare sulla terra una storia d'amore, lo ha riportato questa storia d'amore perché noi non vivessimo più solamente per le cose penultime, ma vivessimo nella dimensione delle cose ultime, cioè di questa eternità che ci attende e ci attende nella gioia e nella speranza di una eternità che è la contemplazione del volto di Dio. Maria ha operato insieme con Gesù, suo figlio. Maria è stata partecipe di questa immensità d'amore, lo è stata ancor più quando sotto la croce, e la pagina del Vangelo ce l'ha ricordato, Gesù dice alla donna: donna, ecco tuo figlio, e al figlio, ecco tua madre, quel discepolo che Gesù amava. E da quel momento, da quell'ora, il discepolo l'accolse, qui si dice nella traduzione, con sé. Ma meglio ancora, traducendo, potremmo dire, l'accolse fra le cose sue più care, perché diventò definitivamente madre di una moltitudine di credenti, che da quella croce
sono sgorgati e sono vissuti e vivono in tutta la storia dell'umanità. Dunque, questa sera, a conclusione di questo itinerario che la Corona del Rosario ha fatto nelle nostre parrocchie, riprendiamo fiducia e riprendiamo serenità. Riprendiamo speranza, riprendiamo forza. La preghiera del Rosario ci lega, ci ha legato e ci legherà a questo mistero d'amore. Sfogliando i misteri del Rosario, dopo ogni decina della corona che si snoda tra le nostre mani, noi possiamo ritrovare i misteri principali della nostra fede. Riscorriamoli uno per uno e facciamone meditazione, perché possiamo sempre rendere gloria a Dio per quanto ci concede e per l'amore che in Maria continua a donare alla sua Chiesa e a tutta l'umanità. E così sia. Bene, ed è tutto per questa puntata di Servizio Interviste, in cui ci siamo occupati della permanenza a Pescara del rosario più grande del mondo, realizzato dall'Unitalsi per invitare alla preghiera mariana. E allora Massimiliano Spiriticchio al microfono da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, in onda sugli 87,6 MHz e su www.radiosperanzapescara.it, ma presente anche su Facebook con la pagina Radio Speranza. Grazie per averci seguito e a risentirci.